quindicesima giornata del campionato nazionale di Serie B, recupero della quindicesima giornata. Comunichiamo le formazioni in campo. Formigine, numero 1 Della Corte, numero 2 Casini, numero 3 Filippo, numero 4 Caselli, numero 5 Germano, numero 6 Bulgarelli, numero 7 Piglia, numero 8 Agrillo, numero 9 Greco, numero 10 Sarnelli, numero 11 Taga. In panchina con l'allenatore signor Ferraboschi, il numero 12 Gargiulo, il numero 13 Canalini, il numero 14 Teocoli, il numero 15 Osmanicov, numero 16 Muratori, numero 17 Brini, numero 18 Pelatti. Fidenza Associazione Calcio, numero 1 Medioli, numero 2 Gallina, numero 3 Colombi, numero 4 Pandoro, numero 5 Persanelli, numero 6 Addone, numero 7 Sarno, numero 8 Pessaio, numero 9 Camarà, numero 10 Urbano, numero 11 Poli. In panchina con il signor Stefano Paraluppi, il numero 16, il numero 12 Verdi, il numero 13 Forastiero, il numero 14 Ferri, il numero 15 Testi, il numero 16 Ibrahimi, il 17 Torrembini e il 18 Tartaro. L'arbitro dell'incontro è il signor Di Gioia Di Nola, assistito dagli assistenti signor Preafico Di Lecco e signor Andreoli Di Brescia. Buona partita a tutti. Immagino. Allora mister, credo tanto bruciore perché è una partita che era destinata a finire 0-0. Primo tempo predominanza territoriale della tua squadra, da quel che ho visto io, però zero occasioni, se non proprio, cioè proprio zero da due parti. Secondo tempo sei entrato, secondo me, hai dato la carica per vincerla, hai fatto 5 minuti in cui io ho temuto per il Fidenza. Quando è entrato la seconda punta, la tua squadra è sparita. È sparita ferma fino al 45esimo, perché poi col cuore 3 o 4 palle pericolose le ha buttate dentro. Però, e poi ho visto negli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, un calo. Sbaglio o l'ho vista male? Dimmi tu, dai. No, più o meno penso che la sua disamina sia proprio giusta. Messo dentro la punta forte fisicamente e sulle palle alte, perché ho visto che loro ci concedevano la possibilità di giocare, ma stando molto stretti non ci davano varche, loro ho cercato di sfruttare un po' di più i centimetri. Il problema è che negli ultimi 30 minuti, cioè dopo i primi 5-10 minuti del secondo tempo, non abbiamo avuto la cattiveria egoistica e la voglia necessaria per vincere una partita, e abbiamo lasciato correre un po' il tempo senza neanche avessimo il predominio del campo, senza creare delle grosse occasioni. Sì, quello che avete fatto negli ultimi 5 minuti quando eravate, esatto, in svantaggio. Poi dopo abbiamo preso gol. Sì, strano. Un gol che proprio non si può prendere, quindi lasciamo perdere. Per il resto così non va bene, cioè, bisogna avere una mentalità diversa, bisogna essere consapevoli che a 10 minuti dalla fine, se non si vince, si può capitalizzare, non si può concedere il campo in quel modo lì, e oltretutto bisogna, secondo me, quando uno viene chiamato a essere in campo, avere una cattiveria agonistica e una voglia diversa di vincere le partite da quella che abbiamo avuto in secondo tempo. Va venuti qua con una mentalità propositiva, però non siamo riusciti a metterla in campo. Poi il calo che di 10 minuti ci può anche stare, abbiamo giocato domenica, campo pesante, poteva anche starci, ma quella penso che sia una scusa che non mi piace. Il Fidenza è sembrato più fresco comunque, forse proprio perché non aveva giocato. Questo... Il Fidenza ha fatto quello che poteva, ha usato le sue armi, è stato lì, ha aspettato, se veniva l'occasione l'ha sfruttata ed è andata così. Noi siamo stati proprio dei polli oggi da più poche parole. Quindi... Ok, mister, ti ringrazio tantissimo. Invece ha cercato di fare.
No, la fossa! La fossa! Media però! Allora, Misa, devi parlare forte perché questo è un macinino. Sì, così. Allora, ti dico come l'ho vista io, ok? Allora, mister, la prima col botto credo importantissima per tutto quello che c'era stato in settimana, che ormai noi abbiamo raccontato in tutte le maniere. Due assenze importanti, che se non si parla mai delle assenze, specialmente quando si vince. E un primo tempo sottotono da parte di tutte le due squadre. Forse io ho parlato col mister del Formigine e gli ho detto un po' di predominanza territoriale, ma mai un tiro in porta, nessuno delle due squadre. Secondo tempo loro secondo me sono usciti per vincerla, i primi 5 minuti. Ho temuto davvero per il Fidenza, poi hanno messo sulla seconda punta e in dialetto lo dico, il lampuvista, per 40 minuti un grande Fidenza che ha fatto girare la palla, mi siete davvero tanto piaciuti perché era proprio la ricerca del gioco del pallone. Poi vabbè, gli ultimi 5 minuti loro hanno usato il cuore, hanno messo un po' di difficoltà, però veramente niente di che. L'ho vista bene, l'ho vista male, come l'ho vista? Beh, insomma, noi dobbiamo partire intanto da quello che è successo la settimana scorsa. Questa squadra è stata rivoltata come un calzino, sono andati via giocatori importanti, altri non c'erano per squalifica, insomma la squadra di oggi non è una squadra con 6 under in campo, con giocatori che non giocavano da un anno, giocatori che non giocavano neanche, e quindi è un'incognita. Secondo me è vero, il primo tempo il Formigine ha avuto il predominio territoriale, ma era una direttiva che ho chiesto io ai ragazzi ho chiesto di non concedere campo al Formigine, soprattutto sulle ripartenze, quindi di essere bassi e stretti in modo che loro non ripartissero. E il primo tempo non ci è riuscito tanto noi di ripartire, il secondo tempo, hai ragione tu, loro sono entrati per vincere la partita i primi 5 minuti e poi la squadra ha avuto una reazione da un punto di vista fisico soprattutto e tecnico, e mi ha sorpreso per quello che ha fatto a livello anche di qualità, insomma, su un campo del genere. E per assurdo la squadra che avrebbe dovuto calare fisicamente eravamo noi, invece non è stato così. Sì, io ho detto le stesse cose, sì, con sì, no, proprio l'ultimo quarto d'ora, no, gli ultimi 20 minuti loro sono spariti. Sì, poi è logico, gli ultimi 5 minuti sono quelle partite da tutto per tutto, sì, loro avevano riversato tutta la squadra di là e poi in un episodio può succedere di tutto, però direi che insomma la squadra per me è andata oltre le aspettative. Credo per tutti, anche per tutto il pubblico, tutti contentissimi, veramente tante facce felici qui a Fidenza. Bene, speriamo di proseguire, perché oggi è solo un episodio, ma poi dobbiamo piantare delle certezze per un futuro che è un girone che ancora è lungo, insomma. Comunque questi 3 punti valgono 6, sono belli perché non gioca nessuno oggi, quindi è proprio, sono guadagnati, tu guadagni 3 punti oggi. Ok mister, tanti 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 in bocca al lupo, forza Fidenza. Fidenza va bene, no. Bello. No, Dio, l'alzata. Visto noi domenica. Mamma mia, altro che questo. Noi proprio non l'abbiamo superato, voglio dire. Dov'è l'arbitro adesso, non l'abbiamo superato. E abbiamo vinto. Tieni. Calma! Guarda di qua! Ci sta. Va bene,
I passaggi da mio Versa! Più volte! Versa! Dai! Ma sì, lo fanno venire, c'è anche un però è andato là. Bello, vai! Ah! Caro mio! Sì. No, prego. Non ti la palla qui adesso ad un pedale. Non riesco neanche a fare. Convinti! Io voglio sempre vedere. Bella. Segno che ci avete creduto fino alla fine. Sì, sì, ci abbiamo creduto fino alla fine, ci abbiamo messo il cuore per scrollarci da addosso tutte le tensioni della settimana e per i vari casini che sono successi in settimana. Dediche particolari? Ma innanzitutto lo dedico a me perché è un'iniezione di fiducia, poi soprattutto la mia famiglia che mi è sempre vicino. Ecco, nel complesso si è visto un Fidenza più giovane, chiaramente, vista anche le assenze, le partenze illustre, però che ha combattuto fino alla fine su tutti i palloni. Esatto, non sempre essere giovani vuol dire non avere la grinta giusta, infatti oggi abbiamo dimostrato in campo. Ecco, d'ora in poi può iniziare una nuova stagione anche per Giuseppe Sarno. Esatto, questa, come dicevo prima, è un'iniezione di fiducia, spero di continuare a far bene anche per la squadra, spero già sabato di continuare così. Ma vacca puttana, ma come si fa a non vedere una cosa così? Dai! Sì! Ciao, Mario! Stanno già preparando. Evidenza! Vacca non mangia! Non è rigore quello lì! È gol! È gol quello lì! State attenti! Come mai? Nel silenzio stampa. Sono contenti, senti? Ci credo. Questa vale tanto, Quanto sono bello io? Tantissimo. Sono bello di avanzare.